Dopo la frana che questa mattina ha colpito il comune di Casola Valsenio, il sindaco della città collinare, con tono amareggiato per l'accaduto, rassicura la popolazione sul presidio delle forze dell'ordine e degli uomini della protezione civile, che continuerà anche durante la notte. Buon pomeriggio sindaco, noi stamattina siamo venuti su a Casola Valsenio, insomma la situazione è un po' impressionante. Adesso a che punto siete con le operazioni? Dunque, in questo momento la situazione sembra stabilizzata, fortunatamente. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno fatto le operazioni necessarie per mettere in sicurezza un po' l'area per quello che è possibile, anche perché insomma non sappiamo effettivamente, nessuno sa effettivamente il grado di pericolosità, però quello che era una grande diga e un lago che si era formato questa mattina molto pericoloso sul fiume sembra essersi un po' fermato. Il problema è esagerato, è un disastro per la comunità casolana, per aver perso uno spazio sportivo importante come il campo sportivo. L'unica consolazione assolutamente importante, ma insomma va assolutamente detto, che nessuno si è fatto male, quindi non ci sono stati feriti o altre anche case o beni coinvolti di grande importanza, fortunatamente. A proposito di questo, stamattina si parlava di una possibile evacuazione, ci sarà, non ci sarà? No, al momento con i vigili del fuoco, visto appunto che il decorso del fiume c'è stato ed è stato tuttavia regolare, sembra appunto non ci sia l'esigenza di un'evacuazione proprio delle famiglie che abitano più vicini all'alveo del fiume. Abbiamo fatto un'ordinanza di allerta e abbiamo logicamente avvisato le famiglie che abitano in quelle zone, abbiamo invitate assolutamente per quanto possibile anche a non stare la nottata comunque nelle case, però insomma non c'erano gli estremi per l'evacuazione. Adesso come procederete? Domani mattina sarà qua da noi già subito l'assessore regionale Gazzolo, che immagino sarà con i suoi collaboratori della protezione civile e del servizio tecnico di bacino. Cercheremo di capire come sarà possibile intervenire sia sul fiume immediatamente per rendere almeno regolare e per mantenere in sicurezza insomma il fiume, in modo tale che non sia un pericolo per chi abita a Casola e soprattutto anche nei paesi a valle di Casola. E successivamente occorrerà interrogarsi anche come procedere per il campo sportivo, perché per Casola logicamente non era un campo sportivo, era il campo sportivo. E oltretutto un impianto in cui tante amministrazioni che ci sono succedute hanno investito tanti soldi e tante speranze, e quindi è importante anche una risposta sociale da dare. Francesca Diletta per Faenza Web TV.